Donare midollo osseo significa donare la vita a una o più persone che diversamente non avrebbero alcuna possibilità di sopravvivenza. A gennaio, durante la campagna dell'ADMO di ricerca di futuri donatori che devono effettuare il test della tipizzazione, la Valle Camonica aveva triplicato i risultati dell'anno precedente, superando Brescia. E in questi giorni ADMO torna negli ospedali, pur con tutte le cautele, per donare giocattoli ai reparti di pediatria, come accaduto anche a Esine. Noi siamo molto grati di questa iniziativa proprio perché ha un valore sotto tanti profili. Uno è mantenere alta l'attenzione sull'esperienza della donazione del midollo, che è estremamente importante e che sta avendo una particolare presa anche nella valle. Già l'esperienza fatta a febbraio ha portato a molte tipizzazioni e quindi è un'esperienza molto significativa e che si sta radicando. Sono 3 anni che stiamo facendo le tipizzazioni qui in valle e siamo andati in un crescendo incredibile. I primi 2 anni abbiamo fatto qualcosa più di 70 giovani tipizzati, quest'anno a febbraio ne abbiamo fatti addirittura 208, quando speravamo di arrivare almeno a 100. Questo è un bel segno perché vuol dire che la valle ci segue, la valle ha voglia di aiutare gli altri. Dall'altra parte l'attenzione comunque all'ospedale, alla realtà della pediatria, che è sempre una realtà particolare, ci fa molto piacere e sicuramente sarà un qualcosa di gradito da parte dei nostri ospiti e delle loro famiglie. Quest'anno come ADMO Lombardia abbiamo fatto questa iniziativa di portare i doni ai bambini ricoverati in ospedale, era il minimo che potessimo fare, venire anche qui all'ospedale di Esine. Il ritorno dell'ADMO nei reparti ospedalieri, oltre a sottolineare il prudente ritorno alla normalità, vuol testimoniare anche il dono del midollo osseo, di cui ADMO si fa portavoce assoluto e per il quale la sanità camunna si sta molto adoperando. Dono della vita che noi facciamo tramite la sensibilizzazione per la donazione del midollo e, come abbiamo fatto anche qui a Esine, le tipizzazioni dove i giovani si possono iscrivere per diventare potenziali donatori di midollo. E ricordiamo ancora che l'età per la donazione, per la tipizzazione è dai 18 ai 35, anche se una volta che si è donato il sangue per il prelievo della tipizzazione, si resta potenziali donatori fino al compimento del 55° anno di età, per cui sono quasi 30 anni di possibile donazione. Ricordiamo che si cerca un donatore di midollo solo quando un malato, che sia bambino o adulto, ha fatto tutte le cure farmacologiche ma queste non hanno avuto esito. Di conseguenza serve proprio una piccola parte di noi stessi, vale a dire un po' di midollo osseo, per poter continuare a vivere. I giocattoli sono stati dunque consegnati nella sede della scuola interna alla pediatria. I bambini presenti ne hanno subito potuto usufruire.